buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro all'Associazione Culturale dei Giornalisti Splendido di Salerno e per tema Geronimo Guareschi, profeta dei tempi moderni. Dunque, la figura di Geronimo Guareschi è una figura importante quanto poco nota, direi, specialmente in alcune zone, insomma, Italia. Basti pensare che è uno degli scrittori italiani più tradotto al mondo. Quindi si parla di 20 milioni di copie. Pensate che venuto fuori qualche anno fa che anche le storie di Don Camillo e Peppone sono state trasformate, clonate, in Vietnam, dove i protagonisti sono un gonzo buddista e un commissario del popolo. Quindi per dirvi, insomma, dove siamo arrivati. E quindi io a questo punto vorrei approfittare per fare un breve profilo, insomma, un breve cenno, insomma, alcuni fatti della vita di quest'uomo assolutamente eccezionale. Dunque, Geronimo Guareschi nasce il 1° maggio a Fontanelle di Rocca Bianca, in provincia di Parma. Quindi, e la cosa interessante è che, come racconta lui, la casa natale è anche la sede della cooperativa socialista, per cui in occasione della festa del lavoro è stato organizzato un comizio. E dice, le bandiere rosse della sezione socialista della pasta si ammassano sotto le finestre di casa Guareschi. E lui stesso scrive, quella mattina ho il primo contatto diretto con la politica e la lotta di classe. Il capo di quei rossi, Giovanni Faraboli, un omaccio alto e massiccio come una quercia, fattosi alla finestra di cucina, mi mostra gli altri rossi, spiegando loro che, essendo io nato il 1° maggio, ciò significa che sarei diventato un campione dei rossi socialisti. E anni passeranno carichi di travaglio da questo 1° maggio, ma intatto mi rimarrà nella carne il tepore delle mani forti di Giovanni Faraboli. E quindi comincia la sua avventura umana in questo modo, lui così la ricorda. Dopodiché, naturalmente per fare il suo percorso di studi, come tutti, appunta molto tempo dopo che dice ho 10 anni e sono costretto ancora a portare i capelli alla bebè. Mi prendono in giro tutti e ben presto la scuola diviene per me un incubo. Passo le mie giornate nel greto del torrente. Vengo bocciato, sono un bambino comune e faccio una gran fatica a seguire quello che spiegano i professori, perché non provo nessun interesse per gli studi tecnici. Mi lasciano finire l'anno e poi mi spediscono in collegio e mi rapano a zero con grande soddisfazione e incomincio da capo. Quindi Geronimo Guareschi ovviamente segue prosegue i suoi studi attraverso il liceo classico, il percorso del liceo classico, e durante il quale ci si rende conto, insomma, sia che mostra momenti di insofferenza, probabilmente dovuti anche alla situazione economica familiare abbastanza difficile, il padre tenta di fare degli affari, ma questi affari non riescono. Alcuni che lo conoscono notano comunque che già compare la sua vena umoristica che lo caratterizzerà in seguito. E in questa situazione, essendo stato rimandato con un 5 in latino in particolare, spiega, il mio vecchio parroco ci assomigliava molto a Don Camillo. Mi allentava uno scapaccione e poi mi insegnava a fare il compito di latino. Quindi qui comincia a pensare a queste figure, no, che poi compariranno nei suoi scritti. E poi negli anni, fine anni 20, inizio anni 30, ottiene la maturità classica e si dedica al giornalismo. E spiega, a un certo punto dice, viaggio su una orrenda bicicletta da donna che pare una centrale elettrica, tanto è aggrovigliata di fil di ferro. Per non ungermi i pantaloni me li rimbocco fin sopra il ginocchio e pedalo alla dio di fulmini, cioè pestando sui pedali coi tacchi e tenendo le ginocchia in fuori. E qui, in questa situazione, nel 1933 incontra Ennia Pallini, la compagna della sua vita, che nei suoi scritti più o meno surreali, più o meno incredibili, chiamerà sempre Margherita. Ennia fa la commessa in un negozio di scarpe in città. Ha una splendida chioma rossa, occhi fiammeggianti e un carattere molto positivo. Ennia sarà Margherita, la mia compagna, nel bene e nel male, nei miei libri e nella vita. Quindi passa al servizio militare, e dove comunque continua a lavorare con vignette e cose di questo genere, e inizia poi a lavorare in un giornale che si chiama Il Bertoldo.
A un certo punto la cosa interessante è questa, che lui riferisce che è successo, insomma, che si è preso una sbornia una notte e che ha cominciato a dire una serie di cose sul Duce, sui gerarchi, fascisti, eccetera. Queste cose, dice, non sono piaciute, per cui per punizione, diciamo, nonostante l'Italia l'abbia già fatto, eccetera, e abbia un figlio in arrivo che sarà poi Albertino, viene richiamato alle armi e viene quindi mandato in guerra. E questo è il suo modo di iniziare la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, dal suo punto di vista. E con l'armistizio lui si trova di fronte ai nazisti, che naturalmente gli dicono stai con noi, Repubblica di Salò, okay? E disobbedisce, quindi non vuole partecipare, non vuole seguire i nazisti e neanche la Repubblica di Salò, e quindi viene preso e deportato in un lager. E in quel lager fa un'esperienza decisamente straordinaria, nel senso che lui alla fine dirà prima diciamo non mi ero molto simpatico, adesso mi sono simpatico, mi guardo allo specchio e dico ciao vecchio, come va? Quindi cambia il suo modo di vedere se stesso proprio. E infatti lui annota: io insomma, come milioni e milioni di persone come me, migliori di me, peggiori di me, mi trovai invischiato in questa guerra in qualità di italiano alleato dei tedeschi all'inizio e in qualità di italiano prigioniero dei tedeschi alla fine. Gli anglo-americani nel 1943 mi bombardarono la casa e nel 1945 mi vennero a liberare. Per quello che mi riguarda, la storia è tutta qui. Questo per quanto riguarda la sostanza, ma lui naturalmente farà molte annotazioni su questa storia. Secondo me alcune delle più piacevoli e interessanti, insomma, una è quando inventa questo slogan, dice io non muoio neanche se mi ammazzano, quindi ho deciso che devo vivere perché c'è mia moglie a casa, c'è un figlio, eccetera, quindi devo vivere, devo andare avanti. Poi, secondo me un'altra cosa molto bella che cerco sempre di passare è quello che lui racconta molti anni dopo in un articoletto chiamato Il trionfo della Caterina, in cui ci spiega che la Caterina è un aggeggio, grande più o meno così, 10 cm più o meno, una radio che è stata costruita prendendo i pezzi di qua e di là. Da chi? Dagli altri deportati come lui. Lui si trovava insieme ad altre migliaia di italiani in un campo di concentramento e in quella situazione sono riusciti a costruire una piccola radio, tagliando gli dischetti di alluminio da una parte, rubando un pezzo a una bicicletta nazista, facendo varie cose. Quindi a un certo punto abbiamo preso la cera, l'abbiamo illusa chiamando la paraffina così che funzionasse meglio. E l'ingegnere che ha creato questa piccola cosa, meraviglia, chiamata Caterina, spiega Guareschi, si metteva su quegli orrendi trespoli da pollaio dove ci facevano dormire, quelli che conosciamo tutti, no? Per i film Auschwitz, eccetera, e da uno di quegli affari buttava dell'acqua in terra, muoveva una gamba ritmicamente per provocare un movimento, un flusso elettrico, qualcosa del genere. Per cui l'ingegnere, il corpo dell'ingegnere diventava l'antenna. L'ingegnere teneva tra i denti un filo di rame che si collegava a questa vaschetta con la radio dentro, e in questo modo l'ingegnere poi con una cuffia riusciva a sintonizzarsi alle radio in inglese, in tedesco, e a capire che cosa stava succedendo, come andava la guerra e si stava vincendo, si stava perdendo, si arrivava qualcuno a liberarci soprattutto. E questa è una cosa notevole, insomma. Guareschi annota, dice, noi italiani siamo bravissimi a ignorare quello che succede finché le cose vanno abbastanza bene e a vedere come ci roviniamo, ma dice quando poi andiamo nei guai diventiamo geniali, no? E racconta che a un certo punto i tedeschi cercavano questa radio perché avevano avuto qualche sospetto e non la trovavano mai, perché i italiani se la passavano uno con l'altro, spariva. E questa forse è una delle cose più interessanti che sono venute da questa situazione. Lui racconta che anche per tirare su sia se stesso sia i suoi compagni di prigionia, a un certo punto inventava delle storielle, le raccontava, insomma, per farsi riprendere. Poi quando alla fine furono praticamente abbandonati a se stessi questi italiani, perché i nazisti scapparono praticamente, e quindi ci fu un periodo, una specie di limbo, cui non si capiva come dovessero fare a tornare a casa, e dal campo uscivano, dice, assassinavamo qualche gallina tedesca, eccetera, e contemporaneamente creavamo delle trasmissioni, diciamo così,
una piccola radio, dei piccoli concerti, insomma ci davano da fare, anche delle lezioni universitarie e così via. Quindi, tornato in Italia, naturalmente Guaresi continua la sua attività, sia come vignettista, caricaturista, sia come giornalista, eccetera, e scrive tra l'altro non solo cose che hanno, come dire, un grande valore politico proprio, perché c'è una lotta che lui fa, in quanto è uno dei primi probabilmente che si accorgono di quello che davvero sta succedendo nell'est europeo. Infatti se guardiamo poi il film, no, come è stato fatto, compagno Don Camillo, gli sembra che tutto sommato, no, i russi non è che stessero tanto male. Invece nel libro che ha scritto lui, Guareschi, si capisce benissimo che i russi sparivano nei gulag, che non sapeva che fine facessero, che morivano di fame, eccetera. Quindi la cosa, come dire, il lavoro che lui ha fatto è molto più, diciamo, incisivo, ecco, di quello che poi si vede nei film, no? Che pure sono famosi e interessanti. E in ogni caso, oltre a questo lavoro, lui sviluppa, continua a sviluppare un suo, come dire, lavoro creativo che è decisamente piacevole e che a me è rimasto onestamente per molto tempo. Per esempio, un'introduzione che Baricco fa a un libro che lui scrive che si chiama Lo Zibaldino. Baricco è nota, dice, come comincia? Il giovanino torna dalla guerra, finisce tra le braccia di sua moglie, Margherita, incontro commovente. Margherita a un certo punto tira fuori da un nascondiglio un pacchetto e lo mostra a Giovannino. Le tue lettere, mi spiegò sorridendo. Se tu sapessi, Giovannino, che belle lettere che mi hai mandato. Lo so, rispose, te l'ho scritta io. Tu? Io? Lo sapevo, disse Margherita, soltanto tu potevi scrivermi lettere simili. E quindi annota Baricco, è una cosa fulminante, dice, non solo deve essere imparato Guareschi, ma se voleva poteva edificare acrobazie dell'assurda ritmica commedia americana. Aveva un mondo linguistico tutto suo, qualcosa di inventato dal niente, riprodotto con l'astuzia e la perizia dell'artigiano di genio. Pochi fondi letterari, molto ritmo, lessico da quotidiano, qualche sbandata nel sentimentale, miracolose accelerate nel comico. Con una macchina del genere, Guareschi ha raccontato storie che si sono bevute in ogni angolo del pianeta, anche là dove la passa non se la possono nemmeno immaginare. E un crocifisso non l'hanno mai visto, e la Fiera di Milano è un nome senza significato. E poi ancora, questo è interessante, uno dei talenti di Guareschi era la capacità di coniare dei microcosmi autosufficienti, dentro a cui poteva declinare storie all'infinito, offrendo al lettore simultaneamente il piacere della novità e la rassicurante presenza di una cornice immutabile. Tipico esempio il mondo piccolo di Peppone e Don Camillo. Ritagliava via dal mondo una fetta del possibile, lo elevava a mondo indipendente e onnicomprensivo, una cornice all'interno della quale far succedere tutto. E questo lo fa non solo per Don Camillo e Peppone, ma come accennavo prima anche con la sua famiglia. E mi fa piacere leggere un breve esempio preso da osservazione di uno qualunque, dove lui spiega: io non sono un critico particolare, sono un critico qualsiasi. E dice, bellissimo testo che si chiama Finalmente Soli, dice: oggi, approfittando della giornata festiva, revisione del motore. Era finita da poco la seconda guerra mondiale, eccetera. Prima della guerra, ha detto la signora, cioè sua moglie, con una bustina di bicarbonato andavi una giornata, ora ce ne vogliono 7, devi fare il pieno ogni 3/4 d'ora. 45 minuti di autonomia sono pochi anche per un celibe. Tu hai 2 figli, Giovannino, e si impone una radiografia allo stomaco, ti accompagno io. Quindi insomma decidono di andare a fare la radiografia. E adesso, dice Guareschi, parliamo della signorina Carlotta. Di Albertino ne ho parlato per 3 anni e può bastare. Inoltre non era con noi, in quanto una gentile coinquilina aveva accettato di subirlo fino al nostro ritorno. Non tema, signora, faremo presto. In caso di pericolo tiene pure la volante. La signorina Carlotta, che sarebbe la seconda figlia, era invece con noi e così bisogna parlare. Quando nacque pesava chili 1,500, presentemente ha 26 mesi e pesa molto di più. Ma questo, se da una parte mi fa molto piacere, dall'altra mi rattrista. Dirò con maggiore precisione che mentre nella parte superiore l'orgoglio paterno ne gode, nella parte inferiore le gambe paterne ne soffrono. Non che si tratti di gambe degeneri, ma il fatto è che la signorina Carlotta ha un particolare modo di andare a spasso con suo padre. Essa infatti, appena varcato il portone, sale sul mio piede destro, si aggrappa alla gamba e pretende che io cammini così.
Per capire cosa significhi camminare così non occorre avere una figlia, basta possedere una gamba sola. Dopo 20 passi eravamo davanti alla drogheria e la signora si affacciò dentro la bottega. «Ecco signorina, questo è il punto di verde di quel pullover famoso», disse alla droghiera indicandole la mia faccia. E la droghiera rispose che un verde così non le piaceva, era troppo scuro. Passando davanti alla macelleria sentì il macellaio dire sottovoce a sua moglie: «Quello muore davanti al tabaccaio». «Ma che?» rispose la donna, «non vedi che spalle, quello arriva almeno fino all'edicola». Davanti al ciclista la signorina Carlotta scese e appiccicò il naso alla vetrina. A un debole per le biciclette, davanti a una bicicletta dimentica tutto. Entrai nella bottega. «Me la tieni in deposito?» domandai al ciclista. «In deposito cosa?» «La bambina. Pagherò come se fosse una motocicletta. Quando verrà ritirata le pagherò anche il premio di liberazione». E quindi questo è un saggio per dire di che cosa fosse capace, come fosse capace di trasformare un ambiente familiare normalissimo in qualcosa di che lasciava sommato stupefatti. E dunque, per quanto riguarda poi la creazione più famosa, di Don Camillo, io qui vorrei ricordare semplicemente due cose che dice lui stesso come introduzione. E dice: «Io da giovane facevo il cronista in un giornale, andavo in giro tutto il giorno in bicicletta per trovare dei fatti da raccontare. Poi conobbi una ragazza e allora passavo le giornate pensando a come si sarebbe comportata quella ragazza se io fossi diventato imperatore del Messico o se fossi morto. E alla sera riempivo la mia pagina inventando i fatti di cronaca e questi fatti piacevano parecchio alla gente perché erano molto più verosimili di quelli veri. Io, nel mio vocabolario, avrò sempre 200 parole e sono le stesse che usavo per raccontare l'avventura del vecchio travolto da un ciclista o quella della massaia che sbucciando le patate ci rimetteva un polpastrello. Quindi niente letteratura o altra mercanzia del genere. In questo libro io sono quel cronista di giornale, mi limito a raccontare dei fatti di cronaca, roba inventata e perciò tanto verosimile che mi è successo un sacco di volte di scrivere una storia e di vederla dopo un paio di mesi ripetersi nella realtà. E non c'è niente di straordinario, è semplice questione di ragionamento. Uno considera il tempo, la stagione, la moda e il momento psicologico e conclude che, stando così le cose, in un ambiente X possono verificarsi questa e quest'altra vicenda». E quindi, vabbè, poi lui fa un accenno, diciamo, quasi di filosofia della storia. Dice: «La storia non la fanno gli uomini subiscono la storia come subiscono la geografia. E la storia del resto è in funzione della geografia. Gli uomini cercano di correggere la geografia bucando le montagne e degliando i fiumi e così facendo si illudono di dare un corso diverso alla storia, ma non modificano un bel niente perché un bel giorno tutto andrà a catafascio e le acque ingoieranno i ponti e romperanno le dighe e riempiranno le miniere, crolleranno le case, i palazzi e le catapecchie e l'erba crescerà sulle macerie e tutto ritornerà a terra. E i superstiti dovranno lottare a colpi di sasso con le bestie e ricominciare la storia, la solita storia. Poi dopo 3.000 anni scopriranno, sepolto sotto 40 metri di fango, un rubinetto dell'acqua potabile, un torno della parete di Sesto San Giovanni diranno, guarda che roba. E si daranno da fare per organizzare le stesse stupidaggini dei lontani antenati. Perché gli uomini sono delle disgraziate creature condannate al progresso, il quale progresso porta irrimediabilmente a sostituire il vecchio padre eterno con le nuovissime formule chimiche. E così alla fine il vecchio padre eterno si segue. Sposta di un decimo di millimetro l'ultima falange del mignolo della mano sinistra e tutto il mondo va all'aria». E quindi, vabbè, questo vuol dire che lui precisa che cos'è la bassa che lo interessa. Lui dice: «Il po' comincia a Piacenza e a Piacenza comincia anche il mondo piccolo delle mie storie, il quale mondo piccolo è situato in quella fetta di pianura che sta fra il po' e l'Appennino». Bene, io penso che detto questo, resto a passare la parola al professor Corrado Nierre, che insegna religione nella scuola superiore, ha avuto incarichi presso università prestigiose, ha insegnato quindi materie che hanno a che fare con la storia dell'utopia e del pensiero occidentale, e quindi dopo studi di filosofia e teologia, e si è occupato appunto recentemente di Giovannino Guareschi attraverso questo volume Ridateci Don Camillo. Per cui lascio a lui volentieri la parola.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie al professor Finucci per questa introduzione. Come è stato detto, io ho recentemente scritto questo libro, Ridateci Don Camillo, che poi ha un sottotitolo ben preciso, che recita in questo modo: Giovannino Guareschi, filosofo, teologo e profeta. Qui, per ovvi motivi di grafica, non sono state utilizzate le virgolette. È chiaro che nel momento in cui noi parliamo di Guareschi come filosofo e parliamo di Guareschi come teologo e anche come profeta, ovviamente dobbiamo utilizzare le virgolette. Perché dobbiamo utilizzare le virgolette? Perché è evidente che il pensiero di Guareschi non è un pensiero sistematico nel vero senso della parola. È un pensiero di uno scrittore, anche di uno scrittore molto semplice, che utilizza anche una penna molto semplice, proprio per questo molto attraente, molto incisiva, che non ha nessuna pretesa, torno a ripetere, di costruire un pensiero sistematico, però di fatto intenzionalmente o non intenzionalmente si può dedurre da quello che ha scritto Guareschi un pensiero significativo e soprattutto una capacità di anticipare, di intuire dove stesse andando la storia, dove stesse andando l'Italia e dove stesse andando la storia. Allora io mi permetto questa sera di fare una sorta così, di sviluppare con voi un itinerario che poi è anche, ovviamente brevemente perché il tempo è quello che è, che poi è l'itinerario del libro che ho cercato di seguire nel libro che ho appena scritto. Dunque, Guareschi filosofo. Quale prima filosofia possiamo noi individuare nella poetica del Guareschi? La prima filosofia è la filosofia del senso comune. Ecco, che cosa bisogna intendere per senso comune? Per senso comune bisogna intendere tutte quelle certezze, quelle evidenze che non hanno bisogno di una sorta di dimostrazione. Ci sono delle verità che sono tali e non possono essere dimostrate, ma costituiscono dei presupposti fondamentali per una recta ratio, cioè per un retto ragionamento. Per un retto ragionamento. Facciamo un esempio. Io non posso negare l'esistenza della realtà. Ecco, se io volessi, così come fanno alcuni anche filosofi contemporanei, soprattutto nell'ambito della postmodernità, ma adesso prescindiamo da queste specificazioni, se io volessi negare l'esistenza della realtà, non potrei più di fatto sviluppare un ragionamento, perché se io dicessi ma chissà se il mondo esiste, chissà se la realtà esiste, allora a questo punto devo anche dubitare di quello che sto affermando e poi devo dubitare del mio dubbio, eccetera, e alla fine si entra in una dinamica folle, una dinamica delirante. Per cui la buona filosofia parte da alcuni presupposti fondamentali, da alcune evidenze fondamentali, che sono le evidenze del senso comune. Ecco, quando questo senso comune, ci sono alcuni studiosi che non sono d'accordo per la traduzione del senso comune filosofico nel cosiddetto buon senso. Io personalmente invece ritengo che quando il senso comune, inteso appunto come presupposto della metafisica, come presupposto della buona filosofia, venga fatto proprio dalla persona semplice, si trasforma in quello che noi soliamo definire il buon senso. Ecco, la filosofia del Guareschi è una filosofia del buon senso. Una filosofia del buon senso. Infatti, prendiamo il personaggio di Peppone. Peppone, che è un comunista sfegatato, è un comunista convinto, è un comunista che non vuole mettere assolutamente in discussione quello che è il suo credo politico, però di fatto si comporta bene, di fatto conserva una sensibilità. E perché questo? Perché è un personaggio ancorato al buon senso.
Guareschi ce lo descrive come un personaggio che non riesce a distaccarsi dal buon senso, che filosoficamente parlando è il senso comune. E allora vedete, qualche studioso, ma anche qualche osservatore, diciamo, nei confronti di quello che Guareschi ha scritto, soprattutto per quanto riguarda tutta la saga, no? di Peppone e di Don Camillo, ha affermato, dice, ma forse Guareschi non è riuscito a capire bene l'intrinseca perversità del comunismo, no? Che voi sapete che per quanto riguarda il comunismo ci possono essere due letture, una corretta e una non corretta. Diciamo prima quella non corretta. Quella non corretta è un po' quello del cattolicesimo democratico, è un po' quello che fa riferimento a Maritain, anche se poi alla fine Maritain si pentì di alcune sue posizioni, no? Cioè del comunismo come una sorta di eresia impazzita, per cui se si va a togliere l'ateismo, quasi come se fosse una sorta di foruncolo, di bubone, rimane comunque un'intelaiatura buona che è compatibile con una visione cristiana della vita. La posizione invece corretta è la posizione magisteriale, la posizione di Pio XI nella Divini Redentoris, no? Quando si parla del socialismo come un errore intrinsecamente perverso, perché l'ateismo nel comunismo non è un elemento accidentale, è un elemento sostanziale, no? È come quando nell'organismo c'è un cancro, e il cancro è inestirpabile in un certo qual modo, invece se c'è un bubone, c'è un foruncolo, si può togliere l'escrescenza e rimane comunque l'organismo sano. Ora, qualcuno ha detto, ma forse Guareschi non ha capito questo. Forse Guareschi a livello di letteratura voleva un po' anticipare il compromesso storico addirittura, no? Cioè questo fatto che poi alla fine possiamo metterci insieme, andare d'accordo, cioè no. Guareschi da questo punto di vista riesce molto bene a dimostrarci l'intrinseca perversità del comunismo. Perché riesce molto bene? Perché ci fa capire come il buon comunista non riesce ad essere tale. Malgrado Peppone sia un convinto comunista, sia un convinto stalinista, non riesce ad essere coerente con il suo comunismo, proprio perché l'essere ancorato al buon senso gli impedisce di essere coerente. E quindi significa che quella ideologia è un'ideologia non umana, è un'ideologia antiumana, cioè un'ideologia non conforme all'ordine naturale delle cose e alla natura umana. In questo Guareschi è bravissimo e ce lo dimostra non attraverso una teorizzazione di filosofia della politica, eccetera, ma ce lo dimostra attraverso la sua poetica. Infatti nel racconto Il dono mancato, che poi il mio libro io ho estrapolato molto, cioè ci sono molti passi proprio ripresi, citazioni dai suoi racconti, soprattutto quei racconti che poco si conoscono, nel racconto Il dono mancato, che è nella raccolta L'anno di Don Camillo, si narra del figlio del Tarocci, uno dei compagni comunisti di Peppone, che non riceve i giocattoli da parte di Santa Lucia, a causa del papà che vuole che il bambino, Gigino, così si chiama il piccolo, non cresca con le fantasie della reazione clericale. Il bambino ne soffre. Allora papà Tarocci gli dice che deve avere pazienza e il giorno dopo i doni gliel'avrebbe portato Stalin. Perché ovviamente Santa Lucia non esiste, ma Stalin sì. Tarocci intanto ne aveva parlato con Peppone. In conclusione il bimbo non riceverà i giocattoli nemmeno da Stalin. Stalin non porterà i giocattoli del bambino. Perché? Perché Peppone si intrufola nella casa dell'amico e provvede a far sparire i giocattoli. Il racconto infatti termina così: all'ora del vero non ci fu niente di miracoloso nella scomparsa dei doni di Stalin, perché Peppone, dopo averli calati fuori dalle scarpe di Gigino, li era andati a buttare nel fiume borbottandolo. Non è un buon servizio che faccio al compagno Stalin. Poi, quando l'acqua del grande fiume ebbe ingoiato tutta la merce, si consolò dicendo tra sé: Dio ti vede, Stalin no. Si
si accorse troppo tardi di essere caduto come un pesce nella trappola degli slogan della propaganda clerico-americana e se ne tolse, ma fino a un certo punto. Cioè Peppone aveva capito che il bambino non poteva essere vittima di una menzogna, cioè la menzogna che il giocattolo invece di Santa Lucia gli avrebbe portato a stare. Allora non può recuperare tutto, però fa sparire i giocattoli che avrebbe portato Stalin. Si accorge di aver fatto, tra virgolette, un errore, ma nello stesso tempo rimase anche contento dell'errore fatto. Ecco, questo è il personaggio di Peppone, cioè un personaggio comunista, ma nello stesso tempo non riesce a fare bene il comunista proprio perché è ancorato a questo buon senso. Ma c'è anche un'altra filosofia che possiamo dedurre dalla poetica guariscana, ed è la filosofia della semplicità. Lo scenario del mondo guariscano è, come è stato detto anche precedentemente, il mondo piccolo. La definizione precisa è appunto mondo piccolo, la definizione che utilizza Guareschi è la definizione di mondo piccolo. Ebbene, qual è la caratteristica fondante di questo mondo? La caratteristica fondante è che è un mondo in cui si compenetrano, attenzione a questo verbo, compenetrare, compenetrare, si compenetrano realtà naturale e realtà soprannaturale. Da questo punto di vista, Guareschi ha una mentalità, forse lui non lo sapeva nemmeno, anche perché a lui mancavano determinati studi, ma da questo punto di vista Guareschi ha una mentalità medievale, cioè una mentalità che non confonde la realtà naturale con la realtà soprannaturale, quindi che non cade in derive astratte, iperspiritualiste, ma nello stesso tempo non separa la dimensione naturale dalla dimensione soprannaturale. Cerca appunto di compenetrare le due realtà, di compenetrare le due dimensioni. Il mondo piccolo non è un piccolo mondo, ma il mondo vero, è il mondo del reale, il mondo che la dimensione intellettualista non sa cogliere. Perché vedete, poi lo vedremo anche successivamente, Guareschi denuncia derive intellettualistiche, derive astratte, derive ideologiche, in cui non si sa riconoscere come nella realtà di tutti i giorni interviene anche la dimensione soprannaturale. E nel suo mondo piccolo ci tiene affinché venga fuori questa compenetrazione. È un mondo che può individuare solo uno come Don Camillo. Solo uno come Don Camillo. Infatti qual è la caratteristica? Prima abbiamo parlato di Peppone, no? Chiaramente in maniera molto breve. Ma qual è la grande caratteristica del personaggio Don Camillo? Don Camillo è un sacerdote, è un parroco anche, diciamo, robusto, che fa spavento solamente a vederlo. Spesso lui utilizza l'espressione, ha delle mani come badili, no? Proprio delle mani enormi, un parroco contadino, un parroco che ha i suoi difetti. Molto spesso non riesce a superare alcune tentazioni, soprattutto sul piano gastronomico, sul piano culinario. Quindi è un parroco con i suoi difetti, non è un santo, però è un parroco che si inginocchia dinanzi al crocifisso, che parla con Gesù e che anche quando sbaglia poi riconosce il suo errore relativamente a quello che il Signore gli dice. Quindi vedete, l'immagine che Guareschi ci offre, e chi ha visto i film può anche intuire questo, l'immagine che Guareschi ci offre è un'immagine di tutti i giorni, con i problemi di tutti i giorni, con i problemi proprio della quotidianità più quotidiana, permettetemi questo gioco di parole un po' cacofonico, però nello stesso tempo è una quotidianità in cui, nella quale si parla con il Signore, si attua tu a tu con il Signore, ci si inginocchia davanti al crocifisso e si dialoga con il crocifisso e si apprende, poi vedremo meglio questo, si apprende dal crocifisso. Quello, attenzione, quello di Guareschi, mi permetto di dire,
è una teologia in ginocchio, ma attenzione, non è la teologia in ginocchio del cardinale Gasperi. Non è la teologia in ginocchio di cui oggi si parla, che è una teologia che io mi permetto di dire tutt'altro che in ginocchio, molto spesso intellettualista, molto spesso incomprensibile, dove alla fine più che inginocchiarsi dinanzi al Signore ci si inginocchia davanti alla propria costruzione ideologica a livello teologico. Quello invece di Don Camillo, del personaggio di Don Camillo, è una vera e propria teologia in ginocchio. Cioè alla fine, Signore, io faccio come tu mi dici. Alla fine io capisco, riconosco quelli che sono i miei limiti, quelle che sono le mie povertà, e quindi accetto quello che tu mi dici. È la teologia della creaturalità. Ecco, Guareschi ci tiene molto a sottolineare questo aspetto della creaturalità. Ma c'è anche un'altra filosofia che possiamo dedurre dalla poetica di Guareschi, ed è la filosofia del dato naturale della centralità della famiglia. La filosofia del dato naturale e della centralità della famiglia. Guareschi ci tiene a rivelare la realtà come un dato e non come una costruzione del pensiero. Guareschi lo fa capire questo molto bene. Guardate che l'uomo non può fare a meno di confrontarsi con il reale. E il reale non è la costruzione di un suo pensiero, non è la costruzione del pensiero dell'uomo, del soggetto umano, eccetera, ma è qualche cosa che si presenta come presupposto, come precondizione da cui non si può assolutamente prescindere. In questo senso, permettetemi un paragone che forse sarà un po' ardito, eccetera, ma Guareschi è un vero e proprio vico della letteratura. Quello che è stato vico nella filosofia, Guareschi, da un certo punto di vista, lo è nella letteratura. Perché vico nella filosofia, fondamentalmente, che cosa ha detto? Quando lo si capisce bene, lo si studia bene, perché molte volte a scuola non lo fanno capire bene, lo interpretano in maniera un po' storicista, eccetera, lo dico, non è così, e dico che cosa dice? La verità non sta nel certo, ma sta nel fatto. Cioè la verità non è ciò che la mente certifica in senso razionalistico, ma ciò che la mente riconosce, ciò che il pensiero riconosce, ciò che l'intelletto riconosce. E questo Guareschi ci tiene a sottolineare. E lo stesso Peppone, attenzione, lo stesso Peppone non può prescindere dal fatto, per esempio, dalla sacralità della famiglia. Un po', devo dire, questo era abbondantemente presente anche nei comunisti di un tempo, no? Tant'è vero che fin anche Guareschi, lui è morto nel 68, quindi intuiva già certe trasformazioni anche per quanto riguarda i comunisti, diceva, quando anche i comunisti erano persone serie. Da questo punto di vista, ecco, se noi vediamo, c'è un'immagine, permettetemi questa digressione, c'è un'immagine forse di un anno fa, di un anno e mezzo fa, ma forse di più, quando ancora Fassino era sindaco di Torino, quale Fassino stava lì parlando con due transessuali vestiti, insomma, in maniera... E sotto la dizione, quando anche i comunisti erano persone serie. Adesso anche loro non sono più persone serie. Allora, dicevo, Guareschi ci tiene a sottolineare questo aspetto, no? La realtà va riconosciuta e non è costruibile dall'uomo, non è costruibile dall'ideologia. Ed è centrale la famiglia nella sua poetica. Io cito due racconti. Il racconto Affari di Borsa, che troverete nel mio libro, che è nella raccolta il decimo clandestino, è il racconto dell'attenzione femminile che si ancora al vero, a quel vero che sfugge al protagonista. Perché il protagonista, che è un uomo in carriera, pensa che tutto sommato la famiglia gli è di ostacolo alla sua carriera e quindi sopporta la famiglia. Ma poi succede una cosa straordinaria, che perde una borsa con dei documenti importanti e questa borsa poi viene ritrovata dalla moglie, la quale la moglie la conserva, eccetera. Non sto qui adesso a raccontarvi
tutta la novella, eccetera. E quindi Guareschi fa capire come quella famiglia che nella mente di questo protagonista, di questo personaggio, era una sorta di ostacolo alla sua carriera, poi diventa la realtà che difende la sua carriera. Poi c'è un altro racconto molto bello che io vi invito a leggere e che ho citato abbondantemente nel mio libro, che io ritengo il vero e proprio capolavoro di Guareschi. È un racconto che si chiama Litigare è necessario. Lo scrittore emiliano sa descrivere in poche pagine la vita in maniera straordinariamente vera, sa descrivere l'essenza dell'amore, che pur scontrandosi con i limiti umani rimane tale nell'espressione del bisogno e della compagnia. Biaschi e Celestina litigavano sempre, ma il buon Dio li aveva creati l'un per l'altra, malgrado litigassero sempre. Alla fine il marito inveisce con la moglie morta perché lo ha lasciato solo. È l'ultimo litigio, ma un litigio che è una grande attestazione di amore. Non dovevi lasciarmi solo. Se la prende con la moglie morta, non dovevi lasciarmi solo. E veniamo adesso alla seconda parte del libro. La seconda parte del libro vuole dimostrare come la poetica di Guareschi non solo è una poetica, torno a ripetere, tra virgolette, filosofica, ma è anche una poetica che ci dice molto sul piano della teologia. Allora, prima di tutto, Guareschi, si evidenzia in ciò che scrive Guareschi un'avversione nei confronti, e qui vedete anche quello che è la caratteristica anche profetica di Guareschi, un'avversione di Guareschi nei confronti di un cristianesimo intellettuale, cioè di una deriva intellettualista della fede. Tant'è vero che lui esalta il cristianesimo dei semplici, e mette in evidenza soprattutto quelle che sono le deformazioni di un certo pastoralismo. Voi tenete presente che oggi viviamo in un tempo in cui c'è un'esaltazione della dimensione pastorale a detrimento della dimensione dottrinale, della dimensione della verità, eccetera. E questo, diciamolo francamente, non è a vantaggio dei molti, è a vantaggio dei pochi. Perché, come diceva già il cardinale Ratzinger prima che diventasse Benedetto XVI, una volta lui diceva, utilizzò questa espressione molto bella, disse, non so se forse si trovava in un incontro o rispondeva ad alcune domande, eccetera, e lui a un certo punto disse questo, dice, ma vi rendete conto che l'esistenza del Magistero, che il Magistero cattolico, che obbliga, perché il Magistero cattolico obbliga, che il Magistero cattolico è una vera e propria difesa di un sano spirito democratico della fede, di un sano spirito democratico della fede. Perché questo? E lo spiega molto bene, l'allora cardinale Ratzinger, perché se il magistero significa enunciare delle verità, e nello stesso tempo queste verità devono essere accettate da tutti, devono essere accettate dagli intellettuali, ma devono essere accettate anche dai semplici. Ma se si vuol fare meno del magistero, allora significa che la comprensione del vero si debba dedurre da una sorta di approccio nei confronti delle scritture, nei confronti del... E quindi alla fine chi è che si avvantaggerebbe di tutto? Chi può studiare? Chi può trafficare con le scritture? Chi ha la capacità di leggere? Chi ha la capacità di approfondire? Chi ha la capacità di meditare? Ma non la persona semplice. Ecco, il magistero ci dà la possibilità di mettere tutti sulla stessa griglia di partenza, tanto l'intellettuale quanto la persona semplice. Anzi, la persona semplice si trova anche in una posizione di vantaggio perché esercita la virtù dell'umiltà e accetta, aderisce, acconsente. Ecco, Guareschi, per tornare a Guareschi, Guareschi intuisce che sta cambiando molto, che nell'ambito della fede, nell'ambito del cattolicesimo sta cambiando qualcosa, che si sta andando verso una deriva di tipo intellettualista.
lo capisce molto bene. Tanto è vero che lui oggi, voi pensate, si è tolto il latino dalla liturgia, anche, non è questa la spiegazione, ma anche per semplificare, e poi casomai troviamo delle prediche, predicatori che utilizzano termini come coinonia, agape, kerygma, eccetera, che sono assolutamente incomprensibili per i più, no? Quindi questa è una sorta di eterogenesi di fini, di paradosso. Ebbene, io vi voglio leggere ciò che è scritto in Don Camillo ai giorni d'oggi. Don Camillo difende la richiesta di un suo parrocchiano, il Pinetti, che vuole che sua figlia si sposi con il rito con cui anche lui e sua moglie si erano sposati. Quindi è una questione che è tornata di attualità questa, perché qui Don Guareschi scrive già con la riforma, dopo la riforma liturgica. E immagina questo personaggio, il Pinetti, che vuole che sua figlia si sposi con il rito con cui anche lui e sua moglie si erano sposati. Ma il pretino Don Chichì, che la curia aveva mandato nella parrocchia per non aiutare, ma di fatto sostituirsi a Don Camillo, ovviamente il pretino Don Chichì è un pretino alla moda, un pretino che segue quelle che sono le ultime indicazioni pastorali, ma il pretino Don Chichì è irremovibile. La Chiesa deve rinnovarsi, gridò il pretino. Lei dunque non sa niente di ciò che è stato detto al concilio, si rivolge a Don Camillo. Sì, ho letto, rispose Don Camillo, ma è roba troppo difficile per me. Io non posso andare più in là di Cristo. Cristo parlava in modo semplice, chiaro. Cristo non era un intellettuale, non usava parole difficili, ma solo le umili e facili parole che tutti conoscono. Se Cristo avesse partecipato al concilio, i suoi discorsi avrebbero fatto ridere i dottissimi padri conciliari, dice Don Camillo, ma è evidente che ce lo sta dicendo Guareschi. E Guareschi queste cose le ha scritte prima del 68, quindi quando erano ancora a livello embrionale. Ma voi ditemi, ma oggi un documento pontificio chi se lo legge? Un documento che come minimo ha 50-60 pagine, chi se lo legge? Ma nemmeno i preti. Ma nemmeno i preti. E poi documenti che hanno un linguaggio solamente pastorale, molto spesso fumoso, ridondante, si afferma e poi si ritorna ad affermare, e poi si ritorna ad affermare, via discorrendo. E alla fine non rimane nulla. I vecchi documenti erano documenti dove c'era uno stile assertivo, uno stile deciso, preciso. Ma voi pensate anche a livello dei catechismi, no? Il famoso insostituibile famoso catechismo di San Pio X, poche cose precise. Pensate che quello che accade a livello di catechismo. Oggi nelle parrocchie il bambino, capisco anche l'esigenza, come dire, di intrattenere i bambini, insomma, di aiutare le famiglie da questo punto di vista, tutto quello che voi volete. Ma il bambino deve fare 2-3 anni di catechismo. Poco ci manca, c'è la triennale, poi insomma ci mettono anche la magistrale dopo. E poi alla fine non rimane nulla, perché i catechismi sono quelli che sono. Un tempo si facevano in maniera molto più ristretta, ma precisa. Si conoscevano le cose fondamentali. Io ho mia suocera, che adesso ha 80 anni, è una contadina, ma lei si ricorda perfettamente il catechismo di San Pio X, perché quando lei era bambina facevano imparare a memoria il catechismo di San Pio X e ricorda tutto. Adesso provate a chiedere anche agli studenti che frequentano l'Istituto Superiore di Scienze Religiose quelle che sono le nozioni fondamentali della fede cattolica. Non si conoscono più. Si conoscesse almeno il catechismo di San Pio X. Quello di Guareschi è un cristianesimo della pietà popolare. C'è quel bellissimo episodio, no? Della Madonna del Borghetto, che devo dire, il film, diciamo, io mi riferisco ovviamente alla saga degli anni 50, riprende in maniera molto fedele. Ve lo racconto così brevemente.
si decide di costruire una sorta di casa popolare. E alla fine Don Camillo e Pellone si mettono d'accordo e nello spartirsi gli appartamenti, però a Don Camillo manca un appartamento, perché Don Camillo vuole che la cappellina rimanga incastonata nella nuova costruzione. Però prima che arrivino a questa conclusione, si era pensato di far fuori questa cappellina. E allora devono rimuoverla. E a un certo punto Peppone sta lì col piccone, sta per scagliare il colpo, ma non ce la fa. Non ce la fa perché ricorda, anche perché Don Camillo glielo ricorda, che sua madre andava lì a pregare. E poi c'è una scena bellissima di una vecchietta, la Desolina, che va lì ogni giorno a mettere i fiori perché spera ancora che il proprio figlio disperso in guerra possa tornare. E alla fine Peppone non ce la fa. E poi a un certo punto, vedete, a proposito di quello che dicevo prima, no? Comunismo che non si discute, ma nel stesso tempo ancoraggio al buon senso. Allora Peppone sbotta e dice a Don Camillo, dice, ma questo me la dovete vedere voi, perché santi e madonne sono di vostra competenza. Dice, noi mica vi abbiamo mai chiamato nel momento in cui dovessimo togliere delle statue di Lenin, di abbattere delle statue di Lenin e di Stalin. E giustamente Don Camillo dice, ma se ci chiamate veniamo volentieri. Ma alla fine non ce la fa. Peppone non ce la fa, rimane lì paralizzato. E rimane lì paralizzato, ancorato a quel buon senso, ma soprattutto alla pietà popolare, nel ricordo di quello che faceva la madre, e nel vedere quello che fa la vecchietta, la Desolina. Contro, ecco, quello che si deduce dalla poetica del Guareschi è anche un'avversione ad un cristianesimo che vuole prescindere dalla fede. Un cristianesimo che casomai si immanentizza, un cristianesimo che si storicizza, un cristianesimo che è attento, è un cristianesimo che arriva ad affermare, sono tutte cose che purtroppo adesso ascoltiamo con molta facilità, che arriva ad affermare che il cristianesimo è dentro la storia, ma non per salvare la storia, quasi come se la storia lo debba salvare, no? Per cui quello che era vero ieri potrebbe non essere vero oggi e potrebbe anche non essere vero domani. E Guareschi ci deve invece a sottolineare che la verità non si spegne. La verità non muore, ma soprattutto la verità non si spegne. Perché dico non si spegne? Adesso vi leggo una cosa molto bella, che è tratta dal racconto La luce che non si spegne, che sta nella raccolta L'anno di Don Camillo. Il figlio del Lungo, uno della banda di Peppone, si costruisce un presepe clandestino in soffitta dopo aver ricevuto dal papà la proibizione di costruirne uno legittimo, perché ovviamente il padre non aveva mai permesso che il figlio costruisse un presepe. Viene scoperto dal padre, da Peppone e dal Bigio. Una piccola luce, una lampadina a pila che illuminava l'interno di una minuscola capanna sistemata in una cassa. E in piedi davanti alla cassa stava il ragazzino del Lungo. Rimase lì a guardare per una decina di minuti e ci sarebbe rimasto ancora se il Bigio non avesse fatto un po' di fracasso giù al pian terreno dove era rimasto di guardia. Allora il ragazzino scappò via, passando davanti, senza vederli, a Peppone e gli altri due nascosti nell'ombra lato nella porta. Scomparso il ragazzino, i tre uomini intabarrati uscirono dall'ombra e andarono a fermarsi davanti alla capannuccia sistemata sulla casa. Pensa se questo lo venisse a sapere Don Camillo, poi portò Peppone. Il presepe clandestino, i cristiani riportati al periodo delle catacombe. Figuriamoci che pacchia sarebbe. Il Lungo era cupo. Da piccolino gli hanno riempito il cervello di queste favole, sussurrò. Non è possibile cambiare una mentalità da un momento all'altro. Però vorrei sapere chi gli ha dato quella roba. Peppone esitò a guardare il presepino. Nessuno, spiegò.
sono statuine di terra cruda pitturata, si è fatta da solo. E sono anche belle parecchio. Mica stupido il ragazzino. Il lungo rimirò in silenzio le statuette del presepino. Poi con una sberla le spazzò via, mandandole a sbriciolarsi contro il muro. Ecco, vedete questa sberla che rappresenta tutta la innaturalità dell'ideologia, che con la violenza vorrebbe eliminare ciò che umanamente è vero. Ma la lampadina rimase accesa nella capannuccia deserta e devastata. La gente usciva dalla chiesa e riempiva di allegre voci la piazza. Peppone si discosse dallo stupore nel quale il gesto del lungo l'aveva fatto piombare e raggiunse in fretta la porta, seguito dallo sghignazzo, mentre il lungo rimaneva là a guardare con occhi attoniti quella luce che non si spegneva. Era rimasta la luce, la lucetta accesa nel presente. E che cosa vuole dirci Guareschi? Che malgrado tutta la violenza ideologica non si può uccidere la verità, perché la verità è immortale. E la verità che cos'è? La verità è la tradizione, e ciò che non muta, e ciò che è eterno, è Dio, è Dio, è la luce che non si spegne, ma anche l'affermazione categorica della verità. Guareschi non dice solamente la verità non muore. Dobbiamo ricordarci che la verità non muore. Ma dice anche un'altra cosa, che è un grande insegnamento per noi pavidi cattolici di oggi, che noi siamo molto imborghesiti da questo punto di vista. Ci dice Guareschi, la verità va proclamata, va difesa, bisogna combattere per la verità. E vedete questo passaggio, torniamo a Don Camillo e i giovani d'oggi, dove c'è un significativo dialogo. Il pretino progressista Don Chichì sentenzia rivolgendosi a rude parroco della Bassa, sono le parole di Don Chichì. Don Camillo, la Chiesa è una grande nave che da secoli era la fonda, ora bisogna salpare le ancore, riprendere il mare e bisogna rinnovare l'equipaggio, liberarsi senza pietà dei cattivi marinai e puntare la prua verso l'altra sponda. È là che la nave troverà le due forze per ringiovanire l'equipaggio. Questa è l'ora del dialogo, reverendo. Don Camillo risponde, sentite le parole di Don Camillo, come sono vere. Litigare è l'unico dialogo possibile con i comunisti. Con i comunisti l'unico dialogo possibile è litigare. Dopo 20 anni di litigi, continua Don Camillo, qui siamo ancora tutti vivi. Non vedo migliore coesistenza di questa. I comunisti mi portano i loro figli da battezzare e si sposano davanti all'altare mentre io concedo ad essi, come a tutti gli altri, il solo diritto di ubbidire alle leggi di Dio. La mia chiesa, continua Don Camillo, non è la grande nave che dice lei, ma una povera piccola barca, però ha sempre navigato dall'una all'altra sponda. E qui non lo dice, ma fa capire, convertendo le anime. Lei, Don Camillo dice a Don Chichì, allontana molti uomini del vecchio equipaggio per imbarcarne dei nuovi sull'altra sponda. Badi che non le succeda di perdere i vecchi senza trovare i nuovi. Quello che sta succedendo adesso. Per cercare, per dialogare, tradendo la verità, facendo dimenticare la verità, così attiriamo gli altri. Non solo gli altri non si attirano veramente, perché tenete presente c'è una massima della teologia spirituale che giustamente afferma anche quel grande classico della teologia della perfezione cristiana di Roy Marin, al demonio non interessano gli stadi, le piazze piene, al demonio fa paura la santità, non fanno paura le piazze piene. Oggi non ci sono gli occhi. Al demonio fa paura la santità, quindi tante false conversioni non servono a niente. Quello che serve è la vera conversione. E oggi che cosa succede? Per attirare gli altri, che poi non si attirano veramente, creiamo scandalo al nostro interno e perdiamo anche coloro i quali sono già dentro la barca. E Don Camillo continua, ricorda
dice a Don Chichì, la storia di quei fratelli che fecero pipì sulle mele piccole e brutte perché erano sicuri che ne sarebbero arrivate di grosse e bellissime. Poi queste non arrivarono e i poveretti dovettero mangiare le piccole e brutte. Ma scusate, ma voi non ci vedete qui, questo Don Guareschi l'ha scritto nel 66 e c'è la frase di Paolo VI, quando Paolo VI dice si credeva che con il concilio arrivasse una primavera, altro che primavera, è arrivato un lungo e freddo inverno. E qui Guareschi lo dice. Qua stiamo rischiando di fare la stessa fine di quei fraticelli che fecero pipì sulle mele vecchie, cioè intanto abbiamo sempre buone, poi finiscono le buone, e che cosa fanno? E si devono mangiare quelle mele. Si devono mangiare quelle mele. Ma Guareschi ci tiene anche a denunciare un cristianesimo che ha dimenticato che ciò che conta, è la teologia della croce, la centralità della croce. Qui ovviamente non possiamo dilungarci più di tanto, ma può esistere un cristianesimo senza croce? No. Il cristianesimo senza croce significa il fallimento totale, è il fallimento proprio da un punto di vista esistenziale, perché tanto è vero che c'è quella famosa frase che dice non c'è luogo dove si può essere più felici che sotto la croce di Cristo, perché la vita è costellata di tante prove, una vita senza sofferenze, senza dolori è l'utopia delle utopie, e nel momento in cui noi non sappiamo dare una risposta significativa, un senso significativo alla sofferenza, inevitabilmente entriamo in una dinamica disperata, di disperazione nel senso letterale del termine, no? Cioè di mancare di speranza. E la speranza dove sta? La speranza sta nella croce. La vera felicità che ci è data non è alternativa alla sofferenza, che è ineliminabile, ma è alternativa alla disperazione. Ed è la felicità della croce. Il sapere che tutto ciò che avviene è sempre sotto il controllo di Dio. Che tutto ciò che avviene risponde ad un progetto. A noi possono sfuggire i singoli significati di ciò che ci capita, ma c'è un significato con la S maiuscola. Ecco perché il nostro mondo è un mondo disperato. E anche i fatti di queste ore lo dimostrano. Vedete questo mondo come a un certo punto entra in contraddizione con se stesso, in maniera palese, in nome di un astratto modello di benessere fisico si calpestano i diritti individuali. Il caso del piccolo Alfio. Cioè nella patria del cosiddetto pensiero liberale, nella patria del cosiddetto individualismo, in nome di un astratto modello di benessere fisico, si calpestano i diritti individuali. La tua vita non è degna di essere vissuta. Ma tutto questo perché? Perché non c'è la croce. Ed è qui c'è una responsabilità enorme da parte di noi cattolici. Qui c'è una responsabilità enorme di una Chiesa che, diciamolo francamente, ormai da tempo si vergogna della croce. Tanto è vero, perché questa Chiesa è tutta preoccupata delle cose del mondo? Sì, c'è un presupposto, ci sono motivazioni ideologiche. C'è tutta la teologia della secolarizzazione che è a monte, c'è tutto quello che voi volete. Ma c'è anche un problema, che non c'è più la fede. Non si parla più dell'aldilà. Non si crede più che il grande problema è salvare le anime, non si crede più in questo, allora è chiaro che il grande problema diventa l'ecosistema, il grande problema diventa la giustizia sociale. Perché non c'è più un'attenzione su ciò che viene prima? Ma per capire ciò che viene prima occorre la fede, occorre la centralità della croce. Ma la croce l'hanno rimossa. Anche dagli altari. Anche la riforma liturgica, su cui tanto ha scritto in maniera ironica Guareschi,
tanto ha scritto in maniera ironica, e è avvenuto per questo, cioè per di fatto deviare la dimensione della croce, deviare la dimensione sacrificale in nome di una dimensione conviviale, eccetera, così via. Quindi anche la croce è stata rimossa di fatto nella liturgia. E allora vedete che cosa scrive Peppone e che cosa scrive il Don Carillo ai giorni d'oggi Guarischi. Due giorni dopo piombava in canonica il segretario del vescovo. Il giovane sacerdote, come tutti i preti progressisti della Nouvelle Vague, disprezzava e detestava i vecchi parroci. Inoltre gli bruciava maledettamente la poco brillante prova di Don Chichì, perché poi Don Chichì era tutto andar via, perché chiaramente era difficile convivere con un temperamento come quello di Don Camillo. «Reverendo!» gridò il sacerdote mandato dalla curia. «E mai possibile che lei non perda occasione per dimostrare la sua insensibilità politica e sociale? Che cosa significa questa sua nuova pagliacciata? Giustamente il signor sindaco, per incrementare il turismo e adeguare il paese alle nuove esigenze della motorizzazione, vuole creare nella piazza un ampio posteggio e lei si oppone? No, noi semplicemente non permettiamo che si tolga la chiesa il sagrato», risponde Don Camillo. «Ma che sagrato?» dice il sacerdote. «Lei non può occupare quel sagrato mezza piazza. Non capisce che oltre al resto è un vantaggio anche per lei, attenzione qui». Guarischi intuisce un'altra cosa. Questo fatto di adattarsi molto alla mentalità del mondo è per favorire anche un certo vantaggio che si può avere da questo. «Non si rende conto che molta gente non va alla messa perché le chiese non hanno spazio per posteggiare le macchine». «Sì, lo so, purtroppo», rispose calmo Don Camillo. «Però non ritengo che la missione di un pastore d'anime», dice Don Camillo, «possa essere quella di organizzare dei posteggi e delle messe gaye per offrire ai fedeli una religione fornita di tutti i comfort moderni. La religione di Cristo non è e non può essere né comoda né divertente». Bellissimo. Guardate, qui c'è tutta la teologia. Quando uno dice la religione di Cristo non è e non può essere né comoda né divertente, è la croce, è la teologia della croce. Era un banale ragionamento da prete e il segretario esplose. «Reverendo, lei dimostra di aver capito che la Chiesa deve aggiornarsi e deve aiutare il progresso, non ostacolarlo. Lei invece», risponde Don Camillo, «non ha capito che il suo progresso ha preso il posto di Dio nell'anima di troppa gente. E il demonio, quando passa nelle strade degli uomini, non lascia più puzza di zolfo, ma di benzina. E che il Pater Noster non dovrebbe più dire liberaci dal male, ma liberaci dal benessere». Liberaci dal benessere. Allora, due parole per concludere. Guarischi, perché a me piace? Perché è evidente che questo libro è venuto fuori da una confidenza con gli scritti di Guarischi. Piace perché Guarischi riesce a farci capire la bellezza della verità cattolica. La bellezza della verità cattolica. È un punto su cui io insisto molto, cioè il fatto che la verità cattolica non solamente è vera, cioè soddisfa pienamente la nostra intelligenza, ma è anche, riesce a soddisfare anche il nostro cuore, riesce ad affascinare. Nel momento in cui però viene presentata per quella che è, se viene questa verità edulcorata, trasformata, geneticamente modificata, in questo caso teologicamente modificata, è chiaro che non affascina più. Diventa anche in un certo qual modo una sorta di barzelletta. Ecco, Guarischi riesce a farci capire quanto è vera la verità cattolica e soprattutto riesce a farci capire una cosa: quanto questa bellezza sia a disposizione di tutti
e soprattutto quanto questa bellezza, di questa bellezza se ne accorgano tutti. Tutti si accorgono che la verità cattolica è bella. Però rifiutano molto spesso concettualmente questo per motivi che sono all'atere, cioè per motivi ideologici, per motivi anche di pigrizia spirituale, tutto quello che voi volete. Però tutti hanno questa possibilità di capire. E il personaggio di Peppone, voi pensate che c'è un episodio bellissimo. Peppone si presenta con il suo, adesso mi ricordo se era quarto o quinto figlio, eccetera, da Don Camillo, già con i padrini, per far in modo che il bambino venga battezzato. E dice, come lo devi chiamare? Come lo devi chiamare? Dice, Giuseppe Stalin Lenin. Dice, no, allora vatti a far battezzare con l'Unione Sovietica, eccetera. E a un certo punto, dopo questo rifiuto, Peppone, comunista, fa la lezione teologica al parroco. Ma come? Lei si rifiuta di battezzare, e se il bambino muore? Se il bambino muore senza battesimo, cioè, vedete questo aspetto qui, no? Cioè questa capacità di cogliere la verità cattolica e quindi anche la bellezza della verità cattolica indipendentemente dalle proprie posizioni ideologiche. E vedete, viene da tutto questo mi fa ricordare, e concludo veramente, un episodio che una volta scrisse il famoso storico francese Jean Dumont, di cui io consiglio anche i suoi testi, perché sono testi che ci presentano la storia in maniera molto diversa rispetto a certe versioni ufficiali. Jean Dumont una volta raccontò questo, è presente in un'intervista che poi fu pubblicata proprio su Cristianità, cioè molto tempo fa. Lui disse che si trovava a Barcellona, in una periferia abitata prevalentemente da operai, da metalmeccanici, comunisti, e entrò in un bar dove, frequentato da questi operai comunisti, cioè ma proprio comunisti, siamo alla fine degli anni 70, quindi non ancora, e a un certo punto entrano in questo bar due testimoni di Geova, facilmente riconoscibili, con la rivista Torre di Guardia, ovviamente in versione spagnola, eccetera, facilmente riconoscibili, e cercano di intavolare discorsi. Quando a un certo punto un operaio comunista risponde in questo modo, dicendo: io non sono cattolico e il cattolicesimo è la religione vera, figuriamoci se poi mi vengo a fare testimoni di Geova. Cioè io ho deciso di non essere cattolico, pur essendo il cattolicesimo la religione vera, figuriamoci se divento testimone di Geova. Ecco, qui c'è quello che Guareschi vuole dirci. Allora, qual è la grande lezione da cui noi dobbiamo trarre, che noi dobbiamo trarre dalla poetica di Guareschi? E che noi abbiamo la possibilità di presentare questa bellezza della verità cattolica. E la verità cattolica parla di suo, però la dobbiamo presentare nella sua integrità. Bene, ringraziamo il professor Corrado Agnello per lo splendido intervento molto articolato. Vedere se uno vuole fare domande, non so, intervenire, riflettere a voce alta su queste cose, non so. A me veniva in mente comunque, mentre se ci pensate, veniva in mente molto il fatto che, comunque, in passato avevo letto, no, di Guareschi, appunto, un'annotazione a Don Camillo, cioè il crocifisso dice a Don Camillo, vabbè, quando viene il nuovo rito, e avere pazienza, Don Camillo, sono cose a cui ti sei affezionato, il latino, il crocifisso, una serie di cose, e io resta tutto l'essenziale, no? Quindi partito così. Poi nella lettera, qui Guareschi scrive una lettera, ovviamente immaginaria, al suo Don Camillo, ci sono degli accenti ulteriori, evidentemente, no? A me la cosa che ha colpito molto è un discorso di questo tipo, cioè Don Camillo praticamente è stato esiliato, appunto, è preso a calci il pretino, e i nuovi parrocchiani che sono anziani gli dicono delle cose, c'è uno che gli dice sì sì, che mondo, ha ridacchiato il vecchio Antonio, i preti non ce la fanno più a dire la messa da soli, vogliono farsi aiutare da noi. Qui c'è la storia del prete che diventa presidente mentre prima era celebrante, oggi la parola presidente, io noto che si usa sempre di più, il celebrante si usa sempre meno, no?
E quindi questo vecchietto dice, non siamo tutti per la messa da soli, ma dice, ma noi dobbiamo pregare durante la messa, dice il vecchietto. E allora e Don Camillo, appunto, così pregare tutti insieme col prete. Ma il vecchio Antonio ha scosso il capo, reverendo, ognuno prega per conto suo, non si può pregare in comunione, ognuno ha i suoi fatti personali da confidare a Dio. E si viene in chiesa apposta perché Cristo è presente nell'ostia consacrata e quindi lo si sente più vicino. Lei faccia il suo mestiere, reverendo, e noi facciamo il nostro. Altrimenti, se lei è uguale a noi, a che cosa serve più il prete? Per presiedere un'assemblea sono capaci tutti. Io non sono forse presidente della cooperativa Boscaioli. E poi, perché ha portato via dalla Chiesa tutte le cose che avevamo offerto a Dio noi, con i nostri sudati quattrini? Questo è ancora più forte, secondo me. Per scolpire quel Sant'Antonio di Castagna che lei ha portato in solaio, mio padre ci ha messo 8 anni. Si capisce che lui non era un artista, ma ci ha impiegato tutta la sua passione e tutta la sua fede. Tant'è vero che, siccome lui e la mia povera madre non potevano avere figli, aveva appena finita e mi ha detto la statua, Sant'Antonio gli ha dato la grazia e sono andato lì. Se lei vuole fare una rivoluzione, la vada a fare a casa sua, reverendo. E questo a me colpisce molto perché... Qua si evidenzia anche una cosa molto importante, cioè di quanto guarisci, capisca che in quello che sta avvenendo all'interno del cattolicesimo c'è una forte accentuazione di clericalismo. Perché poi di fatto questo sta accadendo, Sta accadendo una forte, malgrado si dica di essere contro il clericalismo, però si sta realizzando una sorta di deriva clericale. E nello stesso tempo poi Guareschi fa capire bene quella che è la distinzione dei ruoli, perché oggi abbiamo il rischio di un laicato che è molto clericalizzato, per cui alla fine si pensa che il grande dovere del laico cristiano sia quello di aiutare il parroco, oppure di fare il ministro straordinario o di fare il diacono permanente, eccetera, quando invece il primo obbligo del laico cattolico è quello che poi, tra parentesi, lo dice anche il Concilio Vaticano II, di santificare le realtà temporali, perché quando un laico cattolico andrà davanti al Signore, il Signore chiederà conto a lui di che cosa ha fatto per testimoniarlo nel proprio ambiente di lavoro, nella propria famiglia, eccetera, e non se ha fatto, tra virgolette, il mezzo prete o meno. Quindi da una parte abbiamo questa sorta di clericalizzazione del laicato e dall'altra abbiamo una forte laicizzazione del clero. Tant'è vero che vediamo molti sacerdoti che casomai sono alla testa di marce contro gli inceneritori, in favore di questo, contro la mafia, eccetera, e poi stanno poco nel confessionale, stanno poco davanti al Santissimo Sacramento, eccetera. Tutto questo Guareschi l'aveva abbondantemente in mente. Della sua semplicità. Grazie a tutti, allora se non sono altri interventi, possiamo salutarci, buona serata, arrivederci.